Naviganti del Lobby, bentornati sul canale. Dopo Iridan e dopo Halloween torniamo al nostro tavolo di HeroQuest 3D. Allora, oggi andiamo a dipingere la penultima delle tiles che andranno a completare il primo quadrante finito. Poi andiamo avanti a fare muretti, accessori, perché ovviamente io per questioni di tutorial voglio farvi vedere tutto il tavolo. Quindi vi farò vedere le macerie, ma tanto saranno dry brush molto semplici. In quel caso faremo delle decorazioni all'interno che li differenzieranno un po'. Poi saranno le porte, eccetera, eccetera. Quando abbiamo finito tutte le tipologie del tavolo, io andrò avanti a dipingere, vi farò delle puntate, diciamo, aggiornamento dove vi farò vedere cosa sto facendo e come lo sto facendo, ok? Ma magari con più materiale alla volta. Così finiamo il tavolo e ci lavoriamo e ci giochiamo. Allora, detto questo, io lascio andare la sigla. Al recap, mi raccomando, non mancate perché c'è Goblin che poi si arrabbia. Ciao! Ragazzi, per questa sezione ho pensato a un giallo molto scuro perché effettivamente è similissima nel tabellone all'altro giallo che va su tono che abbiamo fatto nella puntata scorsa. Quindi, per non fare uguale, e visto che è un giallo talmente scuro che sembra quasi un marroncino beige, ho deciso di provare a usare il contrast Agarost Dunes, che è già un marrone, diciamo. Quindi proviamo a vedere un pochino che succede con la mescolanza, diciamo, del Technicol, e quindi ci mettiamo, vediamo un po', almeno 1, 2 e 3 di Technicol, così vediamo un attimino come viene dosato, e poi ci mettiamo il nostro colore, che vediamo un po' che salta fuori. È molto scuro, quindi questo qui, però vedete che nonostante sia scuro, dà quell'idea di giallognolo, no? E quindi secondo me questo qui ci sta. Mettiamo un po' di parti in più di questo. Ne ho messe 5 e 3. E vediamo che salta fuori. C'ha un che di giallo, secondo me è molto simile a quello che abbiamo nel tabellone. Quindi proviamo a metterlo. Sì, guardate, è parecchio simile. Allora, adesso niente, andiamo avanti così. Quindi un bel timelapse e ci vediamo. Anche asciugare, così siamo già pronti per mettere lo streaking grime. Quindi vado a mescolarlo e come vedete ha funzionato, diciamo, l'esperimento della colorazione, nel senso che è quasi un giallognolo, ma non totalmente, e quindi va un po' a riprendere quello che era appunto quello che abbiamo visto prima sul tabellone. Allora, adesso io andrei a mettere direttamente lo streaking grime e andrei a fare anche una sorta di wash con lo streaking grime stesso all'interno sempre delle fessure, diciamo, per levare questi spazi bianchi e renderli più scuri, ok? Quindi mi vado ad aprire White Spirit, mi prendo un po' di White Spirit che male non fa e lo streaking grime e comincio a metterlo sulla nostra tavoletta. Ovviamente lui andrà a fare il suo mestiere. Ora io non vi sto ad annoiare con tutta la sequenza, quindi vado a chiudere, ma quello che volevo dirvi appunto era che vado a mettere un po' di sticking grime anche all'interno appunto delle fessure. Ci vediamo fra un attimo quando l'ho steso tutto e quando si è asciugato, così proviamo a rimuoverlo e vediamo cos'altro c'è da fare. Sicuramente oggi faremo anche un po' di dry brush in giro. A tra poco. Ragazzi, lo streaking grime è quasi asciutto. A questo punto possiamo iniziare a levarlo con il nostro White Spirit e i nostri soliti
cotton fioc, questi qua un po' più grandini che vediamo se levano abbastanza. E andiamo a vedere sui lati che cosa mi combina e tentiamo di capire poi cosa possiamo fare su questo tassello, diciamo, che sarebbe forse la traduzione italiana di tiles in inglese. Ok, io vado prima sulle curve, scusate, sui retti, il contrario esatto, sulle rette in modo tale che levo via le parti che mi interessa di più andare a evidenziare nei bordi. E vado avanti così, ci vediamo quando ho finito di curarlo tutto quanto, a tra poco. Ok, ora ovviamente va lasciata asciugare anche questa parte qui della lavorazione, perché chiaramente è molto bagnato di White Spirit. Lasciamo che si asciughi bene. Ho ovviamente, come avete visto, fatto delle zone dove ho raschiato il più possibile con il White Spirit per rendere la rotondità, diciamo, di alcune, la luce proprio radiale di alcune delle, dei quadrati. Poi ho spinto verso i lati e quindi poi verso le fessure interne una parte dello sticking grime. E adesso andremo a fare le wash e i dry brush. Prima magari il dry brush e poi il wash finale per finire la nostra, il nostro tiles. E andrò a cercare anche qualche nuovo effetto. Vediamo un pochino. Ci vediamo fra poco. Ragazzi, ci siamo. Allora, si è asciugato e per il dry brush ho pensato a un Arid Earth della sempre Army Painter, molto buono perché è un giallognolo e fa proprio terra arida. Quindi vediamo un attimino cosa succede con questo. Andremo leggerissimi, ovviamente, non esageriamo assolutamente, perché qua bisogna stare veramente leggeri. E niente da fare, cominciamo e vediamo un pochino. Dunque, qui è abbastanza asciutto, quindi ci siamo. Prendiamo il nostro Arid Earth. Bel colore questo, perché è proprio una polvere proprio, vedete? Da sul giallino ci si va leggeri sui bordi. E intanto faccio le linee, così è più facile stemperare magari dove ho più giallo e dopo vado sugli interni. Beh, però non è niente male, è un bel effetto che fa proprio polvere e dopo ho tre sorprese per voi, non una ma tre sorprese, adesso vi faccio vedere tutto. Allora, vediamo un attimino di finire qui di fare questo, un po' radiale sulle piastrelle in modo tale che dia il senso di rotondità e anche magari di calpestio, no? Cioè dove sono state più calpestate, diciamo. Ecco qui. Beh, direi che viene bene, viene bene. Mi piace, guardate un pochino, vedo che sulla telecamera si vede anche meglio la luce, così mi aiuta a capire dove fare più dry brush. Ecco qua. Poi dopo faremo magari un po' di lavatura con il wash per fare un po' di ombre, magari nei punti un po' più chiari come questo, così non li lasciamo proprio così. Ma adesso vediamo un attimo perché ho un'altra idea. Intanto provo a dare un ultimo colpo, visto che ce l'ho sulla tavoletta del dry brush, e provo a dargli proprio sugli spigoli qui. Ok. Beh, non è niente male, eh? Non è niente male, fa proprio un effetto realistico, niente male. Allora, fatto questo, ovviamente poi andremo anche là a utilizzare le nostre lavature. Ok, fatto questo, laviamo il pennello e ci vediamo fra un attimo con tre sorprese per tre effetti spettacolari. A tra poco. Guardate, tra parentesi, la luce che entra dalle mie spalle, dalla finestra. Guardate l'effetto con l'ombra che fa proprio realistico, che bellezza che è questa tiles. Allora, vi faccio vedere il primo effetto, è un Green Stuff World Vomit, che è proprio il vomito cosiddetto, che è quello più o meno dei troll, no? Quindi andiamo a prendere, sono tutti acrilici, quindi qui non abbiamo enamel, problemi vari, e andiamo a prenderci il nostro vomito, lo mettiamo su un lato, in modo tale, su una piastrella proprio, e andiamo a stenderlo in questo modo qua. È praticamente identico all'effetto del sangue, quindi è un gloss. E vi ricordo che se volete usare il protettivo, cioè lo spruzzo, diciamo, del matte
del monitorum vernish, bisogna farlo prima perché altrimenti questo torna a diventare opaco. Ok? A tra poco. Allora, visto il vomit che proprio dà questo effetto che vedete, vediamo se riesco a fare, eccolo qua, così ve lo faccio vedere bene, vi faccio vedere la bile, che altro non è che un'altra sorta di vomit, però magari leggermente diversa, la mettiamo sempre in questa zona, come se appunto un troll avesse fatto le sue schifezze qui, no? E quindi andiamo a mescolare il vomit al bile e fa proprio un effetto. Come vedete, quasi sfumato da scuro a più chiaro e dà proprio l'idea di essere, come vedete, qualcosa di rigurgitato praticamente da un mostro. Lasciamolo così, lasciamolo un attimo depositare, poi dopodiché rimarrà così, cioè rimarrà lucido e glossato in questo modo qua. Colori che trovate su Green Stuff World o che potete trovare anche su Ars Manufactoria, perché appunto vende sia Army Painter che Green Stuff World, quindi li avete entrambi, diciamo. Poi il Dust, che è proprio una sorta di liquid pigment, quindi è un pigmento liquido. Questo bisogna stare un po' attenti perché è molto forte come pigmento, è acrilico, quindi è spettacolare. Andiamo a metterlo in una zona e vi faccio vedere cosa fa. Praticamente il pigmento è proprio, come sapete, polveroso, ok? In questo caso va proprio a depositarsi e quando si asciuga va a creare questo effetto polvere che è spettacolare. Guardate che roba, man mano che asciuga, che cosa succede a quelle piastrelle. Vedete proprio che pian pianino che si asciuga rimane praticamente liquido più chiaro verso l'interno, quindi è una sorta di wash al contrario, che però diventa molto molto opaco e fa proprio l'effetto polvere che fa il pigmento normale. Quindi per fare questa cosa con i pigmenti normali, infatti, utilizziamo dei fixer che sono proprio dei liquidi che si usano insieme ai pigmenti. Qui ce l'avete già pronto, altra confezione spettacolare che costa non più di 3 euro della Green Stuff World. Lasciamoli agire un attimo e dopodiché direi che più o meno abbiamo finito. Magari per parità mettiamo qualcosa anche di qua. Adesso vediamo un attimo, magari ributto un altro po' di polvere o altro. Vediamo tra un attimo. Visto che siamo sul verde, in questo caso sopra il giallo, e abbiamo messo solo polvere e poi la bile, facciamo che abbia combattuto, diciamo, un orco in questa stanza e quindi mettiamo un po' di sangue di orco. Quindi vi faccio vedere una quarta sorpresa in questa puntata, ricchi premi e cotignon quest'oggi, sempre di Green Stuff World, Orc Blood, che è proprio la simulazione del sangue di orco. Altro non è che un gloss verde invece che rosso, che dovrebbe fare dare l'impressione del sangue fresco di orco. Vado a bucare un attimo perché probabilmente era un po' che non l'usavo, si è ostruito. Tenetevi sempre una cosa di questo genere in modo tale che avete sempre modo di bucare e quindi poi utilizzare. Ecco qua. Allora, andiamo a metterlo nell'altra zona, magari in questa zona qua un po' più lasciata da sola. Lo metto anche nel recesso, in modo tale che vada proprio a fare un bel effetto. Ed ecco qua. Lo lasciate così, ovviamente la parte interna ci metterà un po' di più ad asciugare perché è proprio una goccia, ma poi quando si è asciugata dà il suo effetto. Nel frattempo vedete che la polvere si sta proprio, guardate, asciugando e sta proprio facendo l'effetto impolverato. Adesso con il sole si vede meno, mi metto davanti e magari con la luce radiale semplicemente della lampada si vede un po' meglio. Vedete che i tre effetti proprio si stanno delineando sempre di più, no? Tra le altre, il vomit è molto simile all'Orc Blood, solo che l'Orc Blood è un verde molto scuro che rimane glossato. Il vomit è un quasi marrone. E il bile è un verde fosforescente proprio. Dust ovviamente è una cosa a parte perché è un pigmento impolverato, quindi si va semplicemente a fare un effetto di questo genere. Direi però che in questo modo qua abbiamo fatto una basetta di tutto rispetto e guardate
Che bella che viene. Adesso l'unica cosa che ci manca è uno strong tone, in questo caso War Paints. Questa è la nuova wash della Army Painter, la più classica di tutte perché è il marrone scuro, e andiamo a fare tutti quanti gli interni in modo tale che non abbiamo problemi poi a vedere la differenza con le altre. Quindi ne mettiamo un pochino negli angoli e andiamo col pennello a stenderla. Così abbiamo fatto un po' di ombra e abbiamo anche tirato fuori, diciamo, di più i bordi che vedete dei vari mattoni. Io adesso a questo punto faccio un velocissimo time lapse per questo, la vediamo e poi chiudiamo. Finito ragazzi, ora ovviamente va lasciato asciugare perché tutte le parti del wash sono diventate bagnate sotto, quindi non dà ancora l'effetto desiderato asciutto che vogliamo. Guardate però anche al sole che bellezza che è, visto che abbiamo il sole oggi, approfittiamo di questa cosa. Vedete l'effetto sangue dell'orco, l'effetto della bile, la polvere in questo caso, e devo dire la verità, viene fuori veramente bene. Per esempio, l'effetto polvere si potrebbe utilizzare anche più spesso, magari anche nei vecchi tiles che abbiamo fatto, per qua e là ogni tanto rovinare, diciamo, delle zone. Ragazzi, vi lascio al recap di Goblin. Navigazione della B, volevo dire, insomma, è andato tutto bene, no? E quindi, insomma, in poche parole, la prossima puntata, che arriverà prestissimo, finiremo il tavolo, o meglio, il quadrante, e quindi avremo tutta quanta la parte fatta. Allora poi ci mettiamo a fare le porte, poi ci mettiamo a fare le pareti, così vediamo tutto il quadrante finito e sarà bellissimo. Poi vi verrà un hype gigantesco, avrete voglia di finire tutto il resto e...